Questo potrebbe sembrare un video unboxing, ma in realtà non lo è, perché lo smartwatch è già stato aperto. Dunque, sto portando anche la scatola semplicemente per mostrarvi un po' tutto. Cominciamo con un po' di tapping, di classico tapping sulla scatola. Io già l'ho aperto, ragazzi, lo so cosa c'è. E troviamo il caricabatterie magnetico, l'orologio viene poggiato qua e la USB si attacca ad un classico caricabatterie da parete o anche a un power bank se volete. Quindi il caricabatterie dello smartwatch, mettiamolo da parte. Dell'orologio, dello smartwatch, quindi guida rapida. Ecco qua. Mettiamo da parte queste scatole. Ed andiamo ad estrarre ciò che ci interessa maggiormente. Ovvero il nostro orologio, il nostro Samsung Galaxy Watch 4. Mettiamo da parte anche la base della scatola e poggiamo l'orologio sul tavolo. Adesso io stringerò un po' l'inquadratura per mostrarvi le funzioni di questo smartwatch. Eccoci tornati, ragazzi, l'inquadratura è stata ristretta. Io direi a questo punto di mettere anche l'orologio in verticale. La cinghietta non ci interessa, ci interessa più che altro vedere le funzioni all'interno del quadrante. Dunque andiamo ad accenderlo, ecco, si è acceso già col tocco da solo. Poggiamolo di nuovo sul tavolo. Come potete vedere abbiamo questo quadrante con le lancette, digitali. All'interno del quadrante, si spegne molto presto purtroppo, all'interno del quadrante abbiamo altri tre piccoli quadranti che indicano altrettante cose. Questo qua in basso, come potete vedere, indica la carica della batteria, che al momento è al 50%.
accesa. Comunque, stavamo dicendo, il piccolo quadrante qui in basso indica la carica della batteria, che al momento è al 51%. Il quadrante di sinistra indica il meteo e il quadrante di destra ci indica i passi effettuati, i classici passi contati da tutti gli smartwatch. Dunque, andiamo scrollando da destra verso sinistra. Troviamo questo grafico a forma di cuore, un grafico a forma di cuore. Ragazzi, io per ora tocco il quadrante per evitare che si spenga, scusate. Allora, abbiamo detto questo grafico a forma di cuore in cui troviamo, non riesco a vedere bene, scusate. Allora, in cui troviamo i passi, ecco, quindi con il verde su questo grafico sono indicati i passi. Poi abbiamo il tempo con il blu azzurro ed infine con il fucsia. Come potete vedere, con il fucsia, guardate, con il fucsia abbiamo le calorie, perché suppongo questo sia il simbolo delle calorie consumate, delle calorie sciupate. Si è spento nuovamente, dovrò regolarlo dalle impostazioni. Andiamo avanti. Come potete vedere, in quest'altra schermata abbiamo la possibilità di impostare l'orologio a seconda delle attività fisiche che si vogliono svolgere. Qui su abbiamo la camminata semplice, poi abbiamo la corsa, il ciclismo ed infine in basso un'icona con su scritto altro. Cliccandoci su, passiamo ad una schermata nella quale troviamo l'allenatore per corsa. Poi, scusate, si attiva sempre questa notifica inerente alla posizione. Purtroppo ancora non conosco bene l'orologio e non riesco ad attivare la posizione. Dicevamo, corsa su pista, poi, scusate ancora, escursioni. Evidentemente queste attività richiedono l'attivazione della posizione, ma io ancora non so come attivarla, comunque ci arriveremo. Poi abbiamo nuoto, in questo caso la posizione non è necessaria, l'attivazione della posizione non è necessaria. Poi abbiamo, ecco, in questo caso la richiede. Poi abbiamo nuoto all'aperto e tapis roulant, cyclette, quindi attività al chiuso, ellittica, allenamento, circuito, quindi un bel po' di attività, machine per pesi, poi altro allenamento ed infine possiamo aggiungere anche noi altre schede. Molto bene, torniamo indietro e scorriamo ancora da destra verso sinistra. In quest'altra schermata abbiamo il contapassi, clicchiamoci su, benissimo, di default sono stati impostati come limite massimo 6.000 passi, noi ne abbiamo appena fatti 21, pochissimo, poca roba. Poi abbiamo il misuratore del battito cardiaco, della frequenza cardiaca, segna 55, ma in realtà sta segnando il battito cardiaco del tavolo, ragazzi, non sta misurando nulla, ovviamente è fermo a 55. Poi, tornando indietro, abbiamo questa icona qui che misura lo stress, quindi questo lo stress, e quest'altra ancora misura le ore di sonno, l'andamento del sonno, sicuramente l'andamento del sonno, ore e minuti. Dunque, scorriamo ancora da destra verso sinistra e
schermata della misurazione del sonno. Bene, quindi torniamo indietro. Scorriamo ancora da destra verso sinistra e abbiamo una schermata con su scritto composizione corporea misura. Vediamo di che si tratta. Composizione corporea misura. Come misurare? Clicchiamo su e ci dà le istruzioni su come misurare. Sposta l'orologio più in alto sul polso. Noi non lo facciamo, ragazzi, per questioni di tempo. Leggiamo solo le istruzioni. Poi posiziona il medio e l'anulare sui pulsanti. Quindi i pulsanti laterali posti qui a destra, alla mia destra. Poi tocca solo l'orologio, non far toccare le mani tra loro. Ancora solleva le braccia allontanandole dal corpo. Bene, scorriamo ancora da destra verso sinistra e abbiamo una schermata con il meteo. Qui ci dice aggiungi meteo, aggiungi meteo, connettetevi tramite Bluetooth, quindi riprovate. Ah, ok, praticamente è necessario connettersi tramite Bluetooth allo smartphone per poi poter impostare il meteo. Scorriamo ancora ed abbiamo la schermata con il calendario. Qui ci indica la data odierna, ovvero 16 marzo, data di registrazione del video, naturalmente, ragazzi, come ho già detto all'inizio. Dunque, calendario. Scorrendo ancora abbiamo il misuratore della pressione arteriosa. Misura la pressione arteriosa sull'orologio. Scorriamo ancora ed abbiamo ECG. Registra l'ECG sull'orologio. In realtà non so cosa sia questo ECG. Vediamo su altre info. Non supportato. Ok, quindi questa funzione non è supportata. Non so cosa sia l'ECG. Mi andrò a documentare. Ed ovviamente, se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Andando avanti, troviamo un'ultima schermata con un più sulla quale c'è scritto aggiungi schede. Quindi tramite questa schermata è possibile aggiungere altre schede. Torniamo indietro alla schermata principale, ovvero al quadrante, e scorriamo questa volta da sinistra verso destra. Quindi sinistra verso destra. La prima schermata che si presenta è quella relativa all'installazione delle applicazioni. Cliccando su ci dice che l'installazione delle app è completata. Quindi torniamo indietro. Scorriamo ancora da sinistra verso destra ed andiamo ad una schermata di suggerimento. Trascinate in alto per cancellare le notifiche. Cancellate le notifiche ci riporta sulla schermata di installazione delle applicazioni. Credo che qui termini tutto, infatti. Torniamo di nuovo al quadrante e adesso scorriamo dall'alto in basso. Scorrendo dall'alto in basso accediamo ad una schermata in cui si possono attivare diverse modalità dell'orologio. Abbiamo la modalità riposo, tramite la quale viene attivata anche la modalità non disturbare, questa qui. Poi abbiamo la modalità non disturbare, questa di qua è always on display, praticamente l'attivazione continua del display e la disattivazione. Poi abbiamo l'icona del suono. Possiamo impostare l'orologio in modalità vibrazione, in modalità
senza suono ed ovviamente in modalità con suono. Questa icona è quella delle impostazioni. Abbiamo qua il Samsung account, le connessioni, le modalità, le notifiche, suoni e vibrazioni, schermo, sicurezza e privacy, posizione, sicurezza ed emergenza, account e backup, Google, funzioni avanzate, assistenza dispositivo e batteria, applicazioni, generale, accessibilità, aggiornamento software, esercizi e aggiornamenti, informazioni sull'orologio, un bel po' di cosine. Torniamo indietro e qui abbiamo un tasto accensione e spegnimento. Non voglio cliccarlo perché non so se effettivamente serve a spegnere definitivamente l'orologio, quindi scorriamo ed andiamo avanti. Abbiamo un'icona con la torcia, vedete, questa è la torcia abbastanza luminosa, la torcia. Torniamo indietro e poi abbiamo l'icona della luminosità. Come potete vedere, luminosità bassa, luminosità alta, ecco qua. Torniamo indietro, qui abbiamo l'icona della rotellina dentata con l'icona del suono. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ah, benissimo, da questa schermata possiamo regolare il volume della suoneria, il volume della musica, delle notifiche e poi abbiamo delle impostazioni di sistema. Torniamo indietro ed andiamo all'icona di connessione Wi-Fi, Wi-Fi automatico. Disconnettiamo. Qui abbiamo l'icona del risparmio energetico, che non clicco ovviamente per evitare di disattivare alcune funzioni dell'orologio. In basso abbiamo quest'icona con le goccioline. L'icona con le goccioline serve per far espellere all'orologio l'acqua in eccesso. Se noi ci clicchiamo su, infatti, ci dice di premere il tasto in alto in modo tale da poter far espellere l'acqua all'orologio. Non lo clicco in quanto l'orologio riproduce una musichetta con un volume abbastanza elevato. Dunque, torniamo alla nostra schermata con le modalità. Scorriamo ancora e troviamo la modalità aereo, che tutti conosciamo bene. Poi abbiamo l'attivazione della posizione. Qui abbiamo questa schermata audio Bluetooth. Lui cerca dei dispositivi per riprodurre l'audio. E dopodiché abbiamo la modalità teatro. Attiva adesso. Cosa serve la modalità teatro? Suppongo serva a silenziare l'orologio quando si è a teatro, ovviamente. E qui mi dice che la modalità teatro è attiva adesso. Dunque, modalità teatro, abbiamo detto, certo, perché è attiva, perché ci ho cliccato su. Dopodiché abbiamo questa icona con la lente di ingrandimento. Vediamo un po' di cosa si tratta. Impossibile connettersi allo smartphone, riprova più tardi. Trova telefono. Ok, va bene. Torniamo indietro e vediamo che qui giù c'è questa icona con un più. Cliccandoci su possiamo accedere ad una schermata nella quale è possibile disattivare ed attivare tutte le icone che abbiamo appena visto o addirittura aggiungerne di altre, come ad esempio quella dell'NFC o della sensibilità al tocco.
schermata del quadrante e questa volta scorriamo dal basso verso l'alto. Scorrendo dal basso verso l'alto andiamo alle applicazioni installate sullo smartwatch. Applicazioni sullo smartwatch, dunque abbiamo l'applicazione per le chiamate. Torniamo indietro, prima che chiamo qualcuno a notte fonda, poi abbiamo questa applicazione, non so cosa sia, due attive in background. Non riesco a capire, ci fa vedere forse tutte le applicazioni attive in background. Chiudi tutto, clicchiamo infatti su chiudi tutto per togliere tutto e pulire un po' tutto. Poi abbiamo questa che riguarda i contatti, poi abbiamo questa che riguarda la messaggistica, consentire all'app messaggi di accedere ai tuoi contatti, consenti. Poi quest'altra nella quale troviamo sempre il contapassi e l'esercizio fisico, allenamenti con cronometro, cibo, quindi calorie e sonno, composizione corporea, frequenza cardiaca, stress, ossigenazione nel sangue, acqua, tieni traccia del tuo ok per le donne e visualizza sfide, perfetto. Torniamo indietro, poi abbiamo questa, qui ci dice non supportato, ok, quindi questa applicazione è inutile per quanto mi riguarda. Poi abbiamo l'applicazione del Play Store, controlla la connessione e riprova ovviamente se lo smartwatch non è collegato allo smartphone, questa applicazione non funziona. E poi abbiamo il Google Maps, consentire all'app Maps di inviarti notifiche, consenti, non consenti. Bene, questa è Google Maps tramite lo smartwatch, la conosciamo. Torniamo indietro ed andiamo a questa. Questa è la bussola, dovrebbe essere la bussola. Quando viene visualizzata la bussola, scorri verso il basso per ulteriori informazioni. Eccola qua, questa è la bussola, 348 gradi, indica, io la bussola non so leggerla ragazzi, non sono un esperto di bussole, di orientamento, comunque questa è la bussola. Torniamo indietro, e qui abbiamo questa iconcina di ricerca che è uguale a quella che abbiamo visto poc'anzi, trova telefono, persone, perfetto. Poi abbiamo questa che è l'icona delle impostazioni, l'abbiamo vista nella schermata precedente. E poi questa del meteo. Andando ancora avanti abbiamo il nostro calendario agenda, dove possiamo appuntare i nostri eventi. E poi abbiamo questa applicazione che non so cosa sia, non riesco a trovare nessuna connessione di rete, connetti a una rete e riprova, ok? Suppongo sia qualcosa inerente alla musica. Poi abbiamo qua un Pay. Sicuramente questa applicazione servirà per poter pagare con le carte tramite smartwatch.
abbiamo la classica applicazione della sveglia, questa che dovrebbe essere quella relativa al timer. E poi quella del cronometro, scorrendo ancora dal basso verso l'alto, abbiamo questa applicazione Smart Things, i dispositivi e le routine aggiunti a Smart Things tramite lo smartphone e il tablet verranno visualizzati qui. In realtà non so di cosa si tratta, mi documenterò. Poi abbiamo questa iconcina con il mappamondo, questa è per i fusi orari, perfetto. Quindi qua bisognerebbe aggiungere la città per dare la possibilità di riconoscere il fuso orario allo smartwatch. E poi abbiamo questa icona col fiore. Questa icona col fiore suppongo riguardi le foto e i video. Sì, si tratta di un'applicazione per la raccolta di foto e di video. Poi abbiamo questa che ci indica quali dispositivi sono in riproduzione momentaneamente, solo l'orologio e non lo smartphone perché non è connesso. Poi abbiamo l'app Buds, che è quella utile a gestire le chiamate tramite lo smartwatch. Ed infine abbiamo queste altre applicazioni. La campanella, utile per i promemoria. Questa applicazione qui, consentire all'app lettore musicale. Quindi questa è un lettore musicale. Poi abbiamo quest'altra applicazione, mobile per usare l'app, non so di cosa si tratta, mi documenterò. Quest'altra applicazione, Samsung The Global Goals, relativa agli obiettivi, obiettivo 1, lotta alla povertà, obiettivo 2, lotta alla fame, obiettivo 3, buona salute e benessere, obiettivo 4, istruzione di qualità, obiettivo 5, parità di genere, obiettivo 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, obiettivo 7, energia rinnovabile e accessibile, obiettivo 8, buona occupazione e crescita economica, obiettivo 9, industria e innovazione e infrastrutture, obiettivo 10, rieducazione delle diseguaglianze, obiettivo 11, città e comunità sostenibili, obiettivo 12, consumo e produzione responsabile, 13, così via dicendo, ce ne sono tanti, tanti, tanti altri, fino a obiettivo 17, quindi leggiamoli ancora. Obiettivo 11, abbiamo detto, città e comunità sostenibili, 12, consumo e produzione responsabile, 13, lotta contro il cambiamento climatico, 14, utilizzo sostenibile del mare, 15, utilizzo sostenibile della terra, 16, pace, giustizia, istituzioni forti, obiettivo 17, partenariati per la realizzazione degli, non so dov'è, obiettivo 17, partenariati per la realizzazione degli obiettivi. Perfetto, quindi questa è un'applicazione un po' particolare che riguarda diversi obiettivi, un'applicazione della Samsung. Poi abbiamo la calcolatrice, che non sto qui a farvi vedere, il registratore vocale conosciuto da tutti, ed infine l'app di WhatsApp. Molto bene, questo è tutto per quanto riguarda il mio Samsung Galaxy Watch 4. Il video termina qui ed io vi do appuntamento al prossimo, ricordandovi sempre di lasciare
lasciare un bel like.